benvenuti a Sguardi Metropolitani, la rubrica mensile di approfondimento della Web TV Scuola. Attualità, arte, musica, cultura, società e ambiente. Lo sguardo è sul nostro territorio. Un viaggio tra eccellenze e difficoltà nel racconto degli studenti degli istituti superiori dell'area metropolitana nel ruolo di veri e propri addetti ai lavori. Una redazione scatenata a caccia di notizie. Partiamo subito con il primo servizio di questa puntata, il primo del 2019. Lo sguardo è su Napoli. Esplode la moda delle passeggiate letterarie. Ce lo raccontano gli studenti del liceo Vittorini attraverso un servizio su due libri. Le storie segrete di Napoli di Marco Perrillo e I Love Napoli di Agnese Palumbo. Due guide letterarie per scoprire la città in modo diverso. Se Italo Calvino avesse scritto un secondo libro riguardo le sue città invisibili, sicuramente avrebbe preso spunto dalla meravigliosa Napoli e l'avrebbe classificata come città dei misteri, degli enigmi, perché Napoli ha due facce, si svela e si nasconde, e così la racconta Marco Perrillo nel libro Storie segrete della storia di Napoli, con un intreccio tra i misteri e le vicende della città partenopea. Attraverso la lettura si ha un nuovo modo di viaggiare e di avventurarsi nella città sconosciuta, fino ad arrivare alle radici di essa. È un libro molto particolare, è un viaggio tra le vicende rimosse, dimenticate, sconosciute, sotterranee della città mondo. E l'alchimia? Che fine fece questa antica e regale arte in un'epoca caratterizzata dal dogmatismo di Santa Romana Chiesa, dai roghi in campo dei fiori, dall'indice dei libri proibiti e dai facili processi sommari? Continuò a essere operata, specialmente a Napoli, ma in forme del tutto nuove e rinnovate, ormai scevra da quell'impianto magico ermetico rinascimentale e abbracciando le nuove idee del meccanicismo cartesiano. La scrittrice Agnese Palumbo, invece, ci fa risalire verso la superficie, mostrandoci nel racconto I Love Napoli i vicoli, la gente che canta, l'odore della schiuma sugli scogli e i ragazzini che fanno salti acrobatici da qualunque spuntone, fino a farci riscendere poi nel golfo, semplicemente girando una pagina. Addirittura ha riguardato con occhi completamente diversi un luogo che oggi è straordinario, ma fino a qualche anno fa non si conosceva nemmeno come la Cappella San Severo. Perché forse questa è la grande risorsa di chi ha un punto di vista diverso, cioè ritornare negli stessi posti, noi a volte lo facciamo in maniera provocatoria. Piazza San Domenico, Piazza del Gesù, noi diciamo, ma già li conosciamo, sì, ma se venite con noi facciamo vedere tutt'altra cosa. È una città unica, una città speciale. Davvero molto profonda e bisogna un po', diciamo, calarsi in queste profondità per comprenderla meglio. È innegabile il fascino di una città misteriosa e dai mille volti, ma tra le luci ci sono ancora molte ombre. Eh sì, ci sono notizie che non possono lasciarci indifferenti, come la bomba contro la pizzeria Sorbillo. Sono molti commercianti nel mirino della camorra e molti cittadini che non sanno come reagire. Tanti altri invece che vogliono fare qualcosa per contrastare la criminalità. Ce lo raccontano gli studenti del liceo genovesi con il servizio Il Racket a Napoli, cittadini fra la parola e il silenzio. E dal momento che siete così gentile, potrei farvi una domanda personale? Dite pure. Ma siete nato a Napoli? Sì, perché? A Napoli, Napoli o in provincia? No, di Napoli centro. Sono nato in Goppi quartiere. Da genitori stranieri? No, da genitori napoletani. Ma perché mi state facendo questo interrogatorio? Perché mi sembra strano che un napoletano, un uomo d'amore, possa essere così spietato contro un'altra persona da minacciarla di morte solo per motivi di denaro. Sicuramente l'atto che si è verificato è grave, sicuramente. Lo Stato potrebbe e dovrebbe essere più presente, anche se a volte sono pure degli episodi, degli atti che sfuggono un po'. Cioè, è difficile pensare che si riesca a controllare ogni vicolo, ogni angolo della città. Speriamo che non si ripeta più altro. Questo. Professor, ma voi dove vivete? Napoli non è più quella di una volta. Qua ci sono 200.000 disoccupati che si muoiono di fame.
Sentite, a me questo fatto dei disoccupati che si muoiono di fame non mi ha mai convinto. Ai tempi miei non si contavano i disoccupati, si contavano gli occupati perché si faceva prima. Io certi alibi non li accetto. Conosco tanti disoccupati che si arrangiano, sì, ma non per questo vanno ammazzando la gente. Io sono assolutamente indignata da tutti questi atti di camorra nei confronti dei lavoratori e di chi ha un'attività a Napoli e deve avere paura, avere il terrore di parlare. Il problema del racket è un problema grave, come potrebbe risolverlo lo Stato secondo te? Questa è una domanda molto difficile secondo me. Maggiore sostegno alle aziende, dare un'immagine che sia diversa comunque da quella della camorra e della malavita. E che sta gente senza coraggio. Voi invece siete coraggiosi. La notte mettete una bomba sotto a una saracinesca e vi sentite degli eroi. Magari o piano sopra sta un povero vicchiariello che dorme, che c'ha pizza a pelle, ma voi come non porto, voi siete disoccupati, avete l'alibi morale. Siete napoletani, ammazzate Napoli e ciao. Quello che è successo è sicuramente grave, è scoraggiante, ma apprezzo tantissimo il proprietario della pizzeria, comunque chi si è fatto portavoce di quello che era accaduto, perché l'ha fatto a voce alta, cioè alzando la voce, facendosi sentire, e quindi in qualche modo anche questo è un messaggio. Spero per lui venga colto dalle autorità, magari adesso ha incontrato Salvini, quindi spero che per lui questa cosa poi possa servire, insomma. Quindi la mia risposta è grave quanto è successo e credo che non tutti pensino che lo Stato può essere vicino ai cittadini. Cioè, nel senso che secondo me se le persone che stanno allo Stato fossero per noi degli esempi veri da seguire, allora le persone si comporterebbero davvero diversamente. Ah, poi volevo dire un'altra cosa. Ma tutto sommato, non è che fate una vita in merda. Perché penso io, Gesù, sì, fate pure i miliardi, guadagnate, però vi ammazzate tra di voi. E poi anche quando non vi ammazzate tra di voi, ci sono le vendette trasversali. Vi ammazzano le mamme, le sorelle, i figli. Ma vi siete fatti bene i conti. Vi conviene. Abbiamo visto come sia difficile denunciare e come ci voglia molto coraggio. Speriamo di aver acceso un faro sull'emergenza criminalità a Napoli. Ma continuiamo la nostra passeggiata per le strade di Napoli, accompagnati da un servizio dell'Istituto Nitti, da una libera interpretazione del libro Napoli, amore mio, di Valeria Genova. Tra le strade di Napoli, tra dolore e ironia, vita e morte, passato e presente. A volte la vita ti pone di fronte a esperienze che sembrano casuali, ma se fai attenzione realizzi che non sono semplicemente capitate. Sono ennesime prove da affrontare per conoscere di più di te stesso. La vita ti sorprende ogni giorno, ti può turbare, può minare le tue certezze, la tua routine. Spesso questi turbamenti ci liberano dalle gabbie mentali in cui ci ostiniamo a vivere. La vita non si può sempre comprendere, capire, spiegare, ingabbiare. E questa città ci insegna che la vita si deve vivere così com'è. Napoli è un chiaroscuro di sentimenti, di odori, di colori, di rumori, un saliscendi di toni, di vibrazioni e di sfumature. Il mio sguardo è rapito dal golfo mentre cammino per il lungomare. La brezza marina arriva prepotentemente sul mio viso, mentre sullo sfondo vedo Castel dell'Ovo, come se fosse sospeso in un quadro antico e magico, in cui il Vesuvio appare alle sue spalle maestoso e invincibile. La libertà è una terra feconda, tornava a toccare. Ah, che meraviglia! Bella, vero? Sì. Quando è stato costruito questo castello? Questo castello è stato costruito dai Normanni. Tu conosci la leggenda? No. Beh, la leggenda narra di un uovo in una gabbia rinchiuso nei sotterranei e che porta benefici a tutta la città e al castello, e se si fosse rotto quest'uovo sarebbe crollata tutta Napoli. Ad ora questo ancora non è stato trovato. Mi sento stordita da tutto questo, mi sento irrequieta, una smania di attesa, di speranza e di cambiamento mi coglie e mi agita.
io cammino a lungo e arrivo a Piazza Plebiscito, un luogo imperioso e semplice, immenso ma circoscritto. Qui domina il Palazzo Reale, raffinato ed elegante. Cammino e mi lascio trasportare, guardo la gente, i loro sorrisi, il chiasso, la folla. Sì. Stanno i posti a terra, sì. Non mi dovete mantenere, ce la faccio. È un craftone. Mi sento te tipo mosca cieca. Scusi, ma cosa stanno facendo? Ah no, poi ci sono tante di quelle leggende e maledizioni. Una di queste è quella della regina, che si dice, anzi, che è quasi impossibile passare bendati tra i tuoi cavalli. Stanno semplicemente giocando. Ma è vera la leggenda! Ci è tornata indietro, ma con me! E poi entro nel Teatro San Carlo, che mi rapisce, mi stupisce, mi meraviglia e mi inebria. Qui tutto è storia, la sua architettura, il soffitto, gli ornamenti, le stoffe, i drappi, gli stemmi. I velluti parlano di grandi fasti. Parlano di grandi storie, parlano di un magnifico passato che ancora canta con ardore lirico in questa città. Un sogno di musica, di leggerezza e di armonia. Un sogno che mi ha rapito e mi ha dolcemente stordito. Questa città mi diverte un mondo. Qui non ti senti mai sola ed è per questo che a volte desideri anche di esserlo. Un giorno ero sola a casa e sentivo molto chiasso provenire dall'appartamento a fianco. Poi, all'improvviso, un campanello mi scosse. Ciao, sono la vicina di casa e i miei figli stanno festeggiando il loro compleanno. Scusa per il rumore. No, non ti preoccupare. Ti ho portato una fetta di torta. Ah, grazie. Ti puoi unire a noi? Ok. Indiscutibili le suggestioni di un buon libro. Viene proprio voglia di mettersi in cammino e di lasciarsi coinvolgere dalle bellezze dei luoghi, dai sapori, dagli odori, dalle voci. Ma un occhio alla scuola? Ci sono molte buone notizie anche dal pianeta scuola. Si moltiplicano le iniziative che vedono protagonisti gli studenti. Partiamo dal reportage del liceo Embriani sulle notti del liceo classico. Manifestazioni, discussioni, dibattiti per dimostrare che il liceo classico e gli studenti del liceo classico godono di ottima salute. Buona visione. La notte nazionale del liceo classico torna ad aprire le porte alla cultura. Docenti e alunni dei licei classici italiani, il giorno 11 gennaio 2019, hanno raccolto l'ardua sfida di ricordare agli scettici e ai meno informati il valore di una formazione classica. L'interessante iniziativa ha avuto esordio 5 anni fa dalla brillante idea di Rocco Schimbra, docente siciliano di latino e greco. Quest'anno ben 433 istituti d'Italia hanno aderito all'evento, in risposta al notevole calo di iscrizioni registrato negli anni precedenti. Attraverso rappresentazioni teatrali, concerti, performance, mostre fotografiche di arti visive e ancora degustazioni ispirate al mondo antico, conferenze, incontri con autori, presentazioni di libri e letture di poesie, gli studenti hanno contribuito in maniera personale ed originale ad affermare l'attualità di un percorso di studi che continua a detenere il primato assoluto di modello esemplare. L'evento, stuzzicando la vena creativa dei ragazzi, ha spogliato per una notte i licei della loro funzione prettamente didattica. Sono stati scelti modi alternativi di fare scuola.
Riaffermare la valenza del liceo classico è stato il principale proposito dell'iniziativa, dimostrando che questo indirizzo non si propone soltanto di riempire di nozioni le menti degli alunni, ma soprattutto di lasciare segni profondi e indelebili nella loro crescita umana e professionale, offrendo solide basi per qualsivoglia carriera futura. Il liceo classico non può considerarsi in difficoltà, ha delle proprie peculiarità volte alla formazione di eccellenze e fornisce tutti gli strumenti necessari per affrontare il mondo del lavoro. Ha così affermato Mario Lamagna, docente di lingua e letteratura greca della Facoltà di Lettere Classiche dell'Università Statale Federico II. Lo stesso Gramsci afferma che il latino e il greco non sono materie in sé, ma metodi formativi che insegnano a pensare. Quindi è ancora utile, se non addirittura necessario, frequentare e intraprendere un percorso di studi come quello classico. Dunque, l'idea del prof. Rocco Schembra si è dimostrata anche quest'anno vincente. La Notte Nazionale del Liceo Classico è stata più che una festa, è stato un modo alternativo e innovativo di fare scuola e di veicolare contenuti e puntare su una formazione di natura diversa, che non sostituisce quella tradizionale, ma che le si affianca in modo costruttivo ed efficace. Infatti, i lunghi e laboriosi preparativi hanno permesso agli studenti di conoscere i locali in cui vivono quotidianamente, in cui cultura vuol dire gioia, condivisione e piacere. Tutti gli studenti insieme dei vari licei per una notte hanno collaborato per la promozione e la salvaguardia delle nostre radici, delle civiltà greco-romane, nucleo fondante del nostro essere italiani. Che voglia di andare a scuola, di notte. Si scherza pure, ma guarda che la scuola può essere veramente una grande occasione per divertirsi, per stare insieme, evitando di cadere nelle trappole delle dipendenze. Interessante il confronto tra l'associazione Vivo a Napoli e l'autore del libro Un ragazzo normale di Lorenzo Marone. Spunti di riflessione sugli eroi della città dagli alunni del liceo Comenio. Si Superman fosse napolitana, non so che ammasse Clark ma Ciro Aitana, campasse andana a casa troppa bellella, l'indoviga la rinuce. A 12 anni sono diventato amico di un supereroe. Aveva 25 anni, abitava nel mio condominio e se ne andava in giro con una strana auto decappottabile verde, un'agenda e un abiro. Si chiamava Giancarlo e nonostante le mie insistenze diceva di non essere per niente un supereroe. E forse, con il senno di poi, aveva ragione. Perché i veri supereroi non muoiono mai, nemmeno se crivellati di colpi. O forse no. Forse si sbagliava e avevo ragione io. Perché i supereroi, alla fine, rinascono sempre. Volevo chiedere, chi si può definire oggi un ragazzo normale? Ragazzo normale, ragazzi normali sono quelli che cercano, che conducono una vita retta nella normalità, nella legalità, che cercano soprattutto di mettere al centro della propria vita i desideri, i sogni, le passioni, che vivono con curiosità, con interesse, che non restano inermi, quelli che costruiscono il loro bagaglio che un domani servirà loro a condurre, a compiere gesti da eroe, non a essere eroi, perché eroi non esistono. L'ultimo articolo di Siani, prima di essere ucciso, insomma, parlava di muschilli, li definiva muschilli, e dopo 35 anni, 33 anni siamo a parlare ancora di baby gang, quindi non credo che da questo... Ci sono alcuni mali di Napoli che, insomma, difficilmente si modificano, certo è, secondo me, se dobbiamo proprio dire, sicuramente... Io ne parlo in tono romantico nel romanzo di quella città degli anni 80, in realtà era una città alla quale c'era Cutolo, c'era la nuova camorra organizzata, c'era morte ammazzate tutti i giorni, anche a livello urbanistico, insomma, era abbastanza un disastro la vita, la città. In qualche modo è migliorata, però i suoi mali se li porta sempre dietro. Mi andava di parlare, come ho detto prima, della vita quotidiana, non di eroi, ragazzi normali, non solo il protagonista Mimì, questo ragazzino di 12 anni, che attraverso la sua curiosità, la sua passione per la vita, arriva a conoscere Giancarlo Siani, arriva a costruire quel bagaglio di cui parlavamo prima, un ragazzo normale ovviamente Giancarlo Siani, che non era un eroe, come ci tiene sempre a sottolineare anche Paolo e fratello, era un ragazzo che grazie alla sua grande passione per il suo lavoro, per la vita in generale, per la verità, il suo anche coraggio,
voleva diventare giornalista a tutti i costi, ha compiuto scelte da eroe. Vabbè, Vivo a Napoli si occupa prima di tutto di sensibilizzare i nostri concittadini sull'importanza di partecipare, perché le cose cambiano se le persone tutte insieme partecipano, si impegnano. Quindi c'è un tema che noi sviluppiamo negli incontri pubblici che organizziamo periodicamente, prevalentemente al PAN, li organizziamo, in cui appunto invitiamo le persone a confrontarsi e a approfondire. Cultura anche come sistema, cioè mettere a sistema le forze che ci sono, e noi proviamo attraverso anche questi incontri di fare sistema, perché noi facciamo incontrare gli attori del cambiamento, che sono i cittadini, ma sono le istituzioni. Sicuramente è un tema di scottante attualità nell'intervista a Tullio Foà degli studenti del Galileo Ferraris. Ascoltiamo insieme le parole interessantissime di Foà. Nell'anno scolastico che si sta avviando ricorre l'80° anniversario delle leggi razziali, una pagina oscura della nostra storia, ma che allo stesso tempo merita attenzione, soprattutto per chi come noi opera all'interno della scuola. In quanto voglio ricordare che fu l'istituzione per prima a misurare questo carattere persecutorio di queste inique leggi. Infatti era proprio il compito essenziale della scuola quello di plasmare le coscienze in tal senso fin dall'elementari. Ecco, il nostro intervistato di oggi, Tullio Foà, partecipe e reduce della famosa guerra del 39-43, raccontò in una precedente intervista di essere il decimo bambino, il perno fondamentale che portò alla formazione di quella classe che veniva definita ebrea, la quale non era degna neanche di uno sguardo. La domanda principale che le pongo è: lei come si sentiva nel momento in cui gli altri la discriminavano o magari non le degnavano neanche di uno sguardo? E soprattutto, ha mai pensato di agire nei confronti di questa società indifferente? Allora, ti ricordo che avevo 5 anni e la cosa che voglio ricordare, non per eludere la tua domanda, è quella che all'epoca si andava a scuola a 6 anni compiuti. E siccome la classe speciale che il governo fascista permise di fare, di aprire nella scuola Luigi Vanvitelli, che è un plesso scolastico nella zona collinare di Napoli, e i ragazzi erano 9, i bimbi e le bimbe erano 9, mancava il decimo, e lì abbiamo avuto l'aiuto del primo angelo che ci ha aiutato, che è stato il direttore della scuola Luigi Vanvitelli, il professor Amedeo Muro, che praticamente lesse la mia data di nascita non come 2 novembre 1933, ma lesse 2 novembre 1932. E io quindi ho completato quella classe speciale, veniva chiamata classe speciale degli ebrei. Ero contento il primo giorno di scuola, anch'io avevo la mia divisa come tutti gli altri, però dopo qualche giorno cominciai a notare qualcosa di strano. Solamente noi 10, mentre tutti i ragazzi, che erano tantissimi, entravano dal cancello principale, solamente noi 10 entravamo dal cancello secondario, un quarto d'ora prima degli altri, e sempre solo noi 10 uscivamo da quel cancello. Quindi mi ricordo questo periodo di discriminazione, però a 5 anni non riesci a capire perfezione tutto.
Ecco, comunque analizzando il contesto storico la situazione non era per niente facile, soprattutto per voi famiglie, in quanto eravate separati, cioè prima uniti e poi separati. Quindi la domanda che pongo principalmente è che fisicamente per voi è stato comunque difficile ricostruire, ripartire da zero. Psicologicamente invece, lei come ha affrontato tale situazione? Cioè come ha ricostruito il suo percorso? Il mio percorso personale è stato molto difficoltoso, perché quel senso di discriminazione subita all'elementare da un bimbo di 5 anni me la sono portata per tutta la vita. Ancora adesso, a distanza di 80 anni, quando passo davanti alla scuola Vanvitelli ho un senso di ribellione. Ma è che questo senso di ribellione che me lo sono portato alle superiori. Finito le medie, sono andato all'istituto tecnico, non sopportavo gli insegnanti, loro non sopportavano me perché ero maleducato, non mi comportavo in modo normale, la mamma era intervenuta con diversi sistemi bonari e non, ma non ci fu niente da fare. Quindi io, visto, siccome i miei fratelli erano tutti diplomati o laureati, io non avevo un mestiere, non avevo un titolo di studio, mi sono arruolato nell'esercito dove ho fatto il mio percorso dei 3 anni. Alla fine di questo percorso mi sono sposato, ho avuto dei figli e lì ho capito che dovevo studiare qualcosa e mi sono rimesso a studiare a 42 anni, ma vi garantisco che la cosa più difficile al mondo è studiare a 42 anni con la famiglia sulle spalle. Però ce l'ho fatta con molta fatica, mi sono diplomato in ottica, poi ho lavorato con un'azienda multinazionale del settore per 25 anni, ma ripeto ai ragazzi, studiate quando è il momento, perché quando passa quel momento lì non ce la si fa più. Volevo concludere affermando che comunque è vero, il contesto storico non era uno dei migliori, vi erano le cosiddette discriminazioni che ancora tutt'oggi sussistono, però vi era una parte della popolazione che comunque decise di aiutare molti ebrei, partigiani e dissidenti politici, perché decisero di far affermare i propri valori, i valori ideali di un uomo, tra i quali ricordiamo la dignità, la libertà di opinione e soprattutto la dignità umana. Perché bene sì, nei campi di concentramento la dignità umana era completamente persa, in quanto l'uomo era privo della propria libertà. Voglio ricordare un romanzo di Primo Levi, che si chiama Se questo è un uomo. Quest'ultimo afferma che il campo di concentramento togliesse la libertà e la dignità all'uomo, ma allo stesso tempo vuole esortare le persone ad non cedere mai a un sistema la propria capacità di ragionare e scegliere. Spero che questo messaggio, sia da parte mia che da parte di Giulio Foà, possa un giorno ricordare ancora queste situazioni, chiamiamole così, tristi, e allo stesso tempo migliorare il contesto storico moderno. Grazie mille. Ciao, a te. Cosa succede se le scuole diventano laboratori, se si lavora tra pari, se le aule diventano un luogo per progettare, immaginare, inventare? Ce lo raccontano gli studenti dell'Istituto Sereni nel servizio I fondi PON per le scuole. I finanziamenti europei sono una preziosissima occasione per tutte le scuole della regione Campania e non solo. Un treno da prendere al volo per poter investire nel futuro. Così come recita lo slogan della programmazione 2014-2020. Per migliorare il nostro futuro, infatti, bisogna investire oggi nella conoscenza, nella competenza e nell'istruzione. Moltissime scuole campane stanno usufruendo dei fondi strutturali europei per interventi formativi flessibili finalizzati al recupero delle competenze di base degli studenti, realizzando corsi di inglese, di italiano, di informatica, di matematica, di pittura, di ceramica, di chimica, scienze, con l'obiettivo di ridurre il digital divide, di aumentare le competenze linguistiche dell'utenza, di sviluppare competenze e consapevolezze artistiche in una scuola aperta, inclusiva e innovativa.
qui con noi la dottoressa Iovino, assessore alla cultura di Afragola. Buongiorno, grazie dottoressa per la sua disponibilità e complimenti per il suo concreto e fattivo impegno. Assessore, sappiamo che i finanziamenti europei sono una risorsa molto importante per il nostro paese, soprattutto per la scuola italiana. In che modo il nostro territorio si sta attivando per usufruire di queste misure messe a disposizione dalla comunità europea? Prima di tutto buongiorno e ringrazio la preside, la dottoressa Costanzo, per l'invito e per l'opportunità che mi sta dando stamattina. L'amministrazione, la giunta, i consiglieri, quella che è lo staff, sta vagliando l'opportunità di utilizzare i fondi europei per quello che sono non soltanto i crediti, diciamo, la formazione degli studenti, ma quello che sono anche le infrastrutture, con particolare attenzione a quello che sono praticamente anche il miglioramento delle tecnologie delle scuole e quindi degli ambienti della formazione e della didattica. Questo è rivolto anche per quanto riguarda la nostra amministrazione, infatti noi stiamo vagliando di aumentare quella che è la formazione ai dipendenti, proprio per rendere la nostra amministrazione ancora più efficiente e trasparente. Allora, in tutte le scuole della regione Campania sono stati attivati i PON e anche nella nostra scuola sono stati organizzati dei corsi, sia per la lingua italiana, matematica, inglese, francese, chimica e cultura. Grazie a questi progetti finanziati dalla comunità europea, gli studenti hanno la possibilità di recuperare, consolidare e potenziare le competenze. Cosa ne pensa al riguardo? Credo che i PON siano una risorsa indispensabile per le scuole, intesa non soltanto come formazione, ma proprio perché danno l'opportunità di guardare, quindi di avere uno sguardo a quello che sono i confini e quindi chiaramente di acquisire, di prendere coscienza di essere cittadini europei. Assessore, la ringraziamo ancora per la sua disponibilità e presenza. Grazie. Arrivederci. Siamo arrivati alla fine. Speriamo di avervi riempito gli occhi con i nostri sguardi. Ma non finisce qui. Il nostro viaggio con la Web TV continua e mentre andiamo a caccia di altre notizie ci prepariamo al nostro prossimo appuntamento. Tra un mese esatto, state sintonizzati. Noi proviamo a stare sul pezzo.